Okay, Blaine, your route is taking you on at 91 roll, right to 060. Yeah, I might as well do that. Salve a tutti youtubers, eccoci qua ritornati in un nuovo video di astronomia e quest'oggi in questo video andremo ad analizzare, andremo ad approfondire una notizia, un evento astronomico oserei dire, che accadrà veramente fra pochissimi giorni, un evento astronomico veramente da non perdere perché prima che riaccada nuovamente passeranno un bel po' di anni. Quindi se il tempo ve lo permetterà, approfittatene, anche se gli orari saranno veramente molto scomodi per osservare questo evento astronomico veramente molto particolare e molto affascinante, provateci perché ne vale veramente la pena. Comunque, oggi parleremo dell'eclissi totale di luna del 28 settembre dopo 4 anni di digiuno e qui questo sito propone questa bellissima immagine della luna rossa, perché sarà un'eclissi ma sarà allo stesso tempo una delle lune di sangue, o comunque come la volete chiamare voi, sarà una luna rossa. Naturalmente questa volta non siamo sulle nostre stesse fonti che usiamo solitamente negli Astro News, oggi la fonte che usiamo per dedicarci e per approfondire questo argomento è La Stampa, che sappiamo che è un giornale soprattutto famoso in Piemonte che pubblica comunque anche le parti scientifiche, perché c'è una sezione dedicata alla scienza come potete anche notare, e quindi oggi andremo a leggere questo articolo appunto della eclissi totale di luna, che sarà tra l'altro anche rossa. Quindi andiamo un po' a vedere perché sarà rossa, cos'è questa eclissi, quali sono le date, che ormai io credo che tutti sappiamo, gli orari eccetera eccetera. Comunque, se vedete una notizia e vedete me, e per chi mi segue sa che solitamente questi video sarebbero veramente definiti Astro News, questo non è un Astro News perché non ci sono due notizie, non siamo su Ansa Astronomia, è un semplice video per approfondire e per parlare di questo evento astronomico che accadrà fra pochissimi giorni e sarà veramente molto affascinante. Quindi andiamo a leggere l'articolo come al solito e dopo andremo a parlare e ad approfondire noi stessi. La Luna attraverserà l'ombra della Terra nelle ore che precedono l'alba di lunedì 28 settembre. Sarà uno spettacolo interessante ma scomodo. E scomodo qui si riferisce proprio agli orari. Il disco candido della Luna piena incomincerà ad essere sporcato dalla nostra ombra alle 3 e 7 minuti e si troverà completamente immerso nell'oscurità dalle 4 e 1 minuto alle 5.24, quasi per un'ora e mezza. L'uscita dell'ombra avverrà alle 6.27, quando ormai il cielo incomincerà a schiarirsi e sferraglieranno i primi tram. Insomma, chi vuole assistere a questo fenomeno semplice ma sempre sorprendente che la natura gratuitamente mette in scena, farà bene ad andare a dormire presto la sera di domenica 27 settembre, dopo aver messo la sveglia alle 3. In realtà già alle 2 e un minuto la Luna entrerà nella penombra terrestre, ma la cosa è quasi impercettibile e non vale il sacrificio. L'ultima eclissi totale di Luna osservabile dall'Italia risale a più di 4 anni fa, era il 15 giugno 2011. Il lungo digiuno è un buon motivo per rinunciare a qualche ora di sonno. Un altro è che l'eclissi avverrà con la Luna proiettata nella costellazione dei Pesci, in una regione del cielo senza stelle luminose. Il disco oscurato dalla Luna sarà quindi in una regione celeste piuttosto desolata e la Luna sarà bassa sull'orizzonte, quasi a rendere più drammatico l'evento. Ma ancora più interessante sarà osservare quanto intenso risulterà l'oscuramento. La Luna, infatti, non scompare completamente neppure nella fase centrale dell'eclisse, perché l'ombra terrestre non è perfettamente collimata a causa dell'atmosfera e un po' di luce si diffonde e si disperde. Polveri sottili e meno sottili, nonché altri inquinanti contenuti nell'aria, influenzano questa diffusione e così, indirettamente, il colore della Luna eclissata fornisce una misura dell'inquinamento atmosferico, non solo dovuta alle attività umane, anzi il ruolo prelevante è quello dell'attività vulcanica. In ogni caso l'oscuramento è forte, la luminosità della Luna si riduce a un 10 millesimo di quella del solito, caratterizzata la Luna piena, passando dalla magnitudo meno 12,7 alla magnitudo meno 2,5, la scala è logaritmica. Ma il nostro occhio ha una così straordinaria capacità di adattamento che l'impressione di abbassamento della luminosità sembra assai minore della realtà.
una completa scomparsa dalla Luna e riportata dalle cronache del 18 maggio 1971 sarà l'eccezione che conferma la regola o una forzatura dei cronisti? E qui insomma, diciamo che quello che stiamo leggendo non è un articolo vero e proprio scientifico, è un articolo scritto da un giornalista, quindi diciamo possiamo aspettarci, possiamo appunto prevedere magari qualche domanda così, o comunque un discorso un po' più allungato e un linguaggio usato diciamo non proprio del tutto scientifico. Durante l'eclisse la temperatura sulla superficie del nostro satellite cambia bruscamente, passando da più 130 gradi Celsius a meno 100. Lo sbalzo a volte, ma molto raramente, provoca fenomeni di luminescenza osservabili e la fuoriuscita di gas da crepacci. A proposito di fenomeni rari, c'è chi avrebbe osservato il bagliore dovuto alla caduta di meteoriti sulla superficie oscurata della Luna. Le testimonianze non sono del tutto convincenti, ma in teoria un evento del genere è ovviamente possibile. Se vi capiterà di vederlo, esprimete un desiderio, perché è certamente più difficile vedere una stella cadente sulla Luna eclissata che non una lacrima di San Lorenzo intorno al 10 agosto. E insomma, questa frase secondo me dice tutto. Curioso è il fatto che, viceversa, è possibile dell'oscuramento della Luna in eclissi trarre informazioni sugli sciami di meteori intercettati nelle settimane precedenti dalla Terra. Più precisamente, segnala Walter Ferreri sulla rivista Nuovo Orione, le statistiche mostrano che la luminosità della Luna eclissata diminuisce subito dopo il massimo degli sciami meteorici per tornare al suo valore normale 3 mesi dopo. Questa è una dimostrazione dell'invasione di materia meteorica nell'alta atmosfera, materia che scende lentamente al suolo impiegando qualche mese. La luminosità residua della Luna in eclissi si valuta sulla scala Dion, che risale al 1920 e a 5 gradi. 0 corrisponde all'eclissi più scura, che rende la Luna quasi invisibile. 1 ha una colorazione grigiastra, 2 ha un colore rosso scuro con una zona più nera al centro, 3 ha un colore rosso mattone con contorni giallastri e 4 ha un'eclissi molto chiara color arancione. Il primo astronomo a stimare con buona precisione la luminosità della Luna eclissata fu John Herschel in Africa nel 1836. La pubblicazione dei dati avvenne però solo nel 1874 e risultò che l'astronomo, figlio del più celebre William Herschel, aveva escogitato un sistema alquanto ingegnoso per compiere questa misurazione indubbiamente piuttosto difficile. Con una lente convergente formava un'immagine puntiforme della Luna in eclisse e la confrontava con la luminosità di stelle della magnitudine ben conosciuta. Dunque, torniamo all'inizio dell'articolo, l'abbiamo letto, ecco, torniamo qua. Allora, premetto, prima di diciamo fare il riassunto di quanto abbiamo letto, premetto che questo non è un articolo scientifico, non è preso diciamo da una fonte scientifica astronomica come io di solito faccio nei miei video, perché sapete che uso molto ANSA Astronomia, uso anche Media Inav, dove comunque gli articoli che escono di astronomia sono veramente scritti in modo molto più dettagliato e molto più con un linguaggio scientifico, ecco. Questo naturalmente il giornalista è Piero Biannucci, che ha scritto questo articolo, molto ben fatto secondo me. E di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di questo evento astronomico veramente molto affascinante, molto interessante e anche tra l'altro molto raro, perché come dice sono passati 4 anni da questa ultima eclissi totale di Luna. Tra l'altro sarà anche rossa proprio per il motivo razionale spiegabile, perché molti probabilmente penseranno che questa strana eclissi totale di Luna, o comunque la colorazione che la Luna avrà quel giorno lì, sarà magari data da qualcosa di divino o non so cosa voi potete pensare, insomma, perché anche in questi giorni o comunque negli ultimi 2-3 mesi gira la notizia su internet che un asteroide dovrebbe colpire la Terra tra il 22 e il 28 settembre, dove io tra l'altro sul mio canale ho portato un video e che diciamo è di maggior successo sul mio canale, ma credo solo perché è la notizia del momento, ma non è che mi interessi più di tanto. Però sta di fatto che molta gente naturalmente dice che è una bufala, e come è giusto anche dire, e invece altri ci credono a questo evento, e probabilmente potrebbe essere collegato a questo fatto della Luna che diventerà appunto dalla colorazione diversa rispetto al solito, sarà più grande rispetto al solito, e ci sarà appunto questo evento raro che non succede tutti i giorni. Quindi non fate paragoni, o comunque non
dite delle cose se non siete sicuri e soprattutto se non avete le prove, perché nessun asteroide distruggerà la Terra tra il 22 e il 28 settembre e questo fenomeno che riaccadrà nuovamente nel 2033, perché solo nel 2033 avremo di nuovo un'eclissi totale, soprattutto una nuova luna rossa, insomma, ecco, come dice questo articolo, ne vale la pena sicuramente di alzarsi un po' presto e di conseguenza vedere questo evento astronomico, perché insomma solitamente noi la Luna la vediamo sulla volta celeste, la vediamo in diverse sue parti, perché sappiamo che la Luna ha un ciclo, non è che la vediamo sempre piena, a volte c'è il primo quarto, l'ultimo quarto, la vediamo a metà, la vediamo piena, c'è il periodo che non la vediamo perché c'è il plenilunio, però insomma le dimensioni e soprattutto la colorazione è sempre la stessa. Invece ci sono appunto questi giorni particolari, giorni speciali di un anno determinato, dove la Luna si vede in modo diverso del solito, quindi con una colorazione diversa che è spiegata in modo razionale e scientifico dalla comunità, perché comunque è solo la posizione della nostra Terra, della Luna e del Sole che permette e che favorisce appunto la colorazione diversa della Luna, e poi anche di dimensioni la vediamo diversa, perché sappiamo che quando si trova il perelio, ovvero la distanza minima dalla Terra, la vediamo più grande sulla volta celeste, invece quando si trova ad affelio la vediamo più lontana, anche se lì non è che si noti tanto, però comunque varia anche essa di distanza dalla nostra Terra. Comunque la distanza media della Luna Luna-Terra è comunque 385.000 km, la distanza media. Poi vabbè, come ho detto prima, ci sono i periodi di perelio e i periodi di affelio. Quindi per concludere questo video, io vi auguro tanti cieli sereni, vi auguro veramente che il vostro tempo meteorologico, dovunque voi viviate, sud, nord, centro Italia, o anche se siete magari stranieri che state vedendo questo video, spero tanto che quel 27 e il 28 settembre sia veramente un bel tempo, soprattutto di notte, che il cielo sia libero dalle nuvole e magari che non piova o che non sia nuvoloso o che non nevichi, non lo so comunque cosa potrebbe accadere, però vi auguro veramente tanti cieli sereni, perché vi serviranno sicuramente per vedere questo evento astronomico. Quindi, andate a dormire un po' prima, svegliatevi verso le 3, come dice questo articolo, e magari dedicate una buona mezz'ora per osservare questo evento astronomico veramente raro e che comunque accadrà fra non mesi ma anni, come ho detto prima, nel 2033. Quindi vi auguro buona osservazione, vi auguro buona fortuna per i cieli sereni, insomma, e da me ce n'è veramente bisogno, perché qua piove sempre, tra l'altro, quindi io spero tanto che almeno quel giorno lì, quella sera lì, quella notte lì, il tempo sia sereno. Mi auguro solo questo. Quindi io spero di essere stato chiaro, spero che questa news sia stata interessante, sia stata intrigante. Ci vediamo con nuovi video nei prossimi giorni, sperando che le notizie che escano siano altrettanto interessanti e altrettanto intriganti come queste. Ho voluto portare questo video per informare le persone prima di tutto dell'evento astronomico raro che accadrà fra pochissimi giorni, e poi volevo portare questo video anche per un altro motivo, per diciamo smentire quello che gira su internet a riguardo di questi fenomeni astronomici molto rari, che solitamente dalla maggior parte delle persone vengono presi come qualcosa di apocalittico, come qualcosa che veramente può far male alla Terra, eccetera eccetera, come lo è stato ad esempio la notizia dell'asteroide che dovrebbe distruggere la Terra. Ma comunque passiamoci sopra. Io al massimo, a tutti quelli che stanno vedendo questo video, sono arrivati a questo punto e dicono che l'asteroide cadrà, insomma, passate il 1 ottobre dal mio canale e venitemi a raccontare come mai non è caduto, insomma. Quindi per questo video è tutto, io spero di essere stato chiaro, mettete mi piace al video se volete, ciao belli!